Monte sui social, non vedo l'ora di vederti. Aspetta, Paola è eliminata? No, parla di Jonathan. Mentre Paola Di Benedetto torna in Italia, Francesco Monte posta dolci messaggi sui social. Non vedo l'ora di riempirti di scherzi, scrive l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Si riferisce a Madre Natura? No, all'amico Jonathan Cascianian. Nelle stesse ore in cui Paola Di Benedetto sta rientrando in Italia dall'Honduras, Francesco Monte pubblica un tenero messaggio sui social network. Non vedo l'ora di riempirti di scherzi, scrive l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi sul suo profilo Instagram. A volersi affidare solo alla didascalia, sarebbe lecito pensare si riferisca proprio all'ex Madre Natura, con la quale ha vissuto un flirt durato pochi giorni. E, invece, parlava di Jonathan Cascianian. È proprio all'amico che Francesco si riferisce quando dichiara di essere ansioso di rivederlo. Nemmeno una parola su Paola, sebbene avesse lasciato intendere in passato di volerla rivedere. L sostegno a Filippo Nardi, Paola ancora ignorata. Mentre andava in onda la settima puntata dell'Isola dei Famosi, Francesco ha postato una story sul suo profilo Instagram sempre riferita al reality. Questa volta, l'oggetto dei suoi pensieri era Filippo Nardi. Anche in questo caso, visto che Filippo era al televoto proprio con Paola, si sarebbe verosimilmente potuto rivolgere anche alla Di Benedetto, ma ha preferito tacere. Possibile immaginare un raffreddamento da parte di Monte? Sì, alla luce di quanto sta accadendo, non è da escludere che Francesco ci abbia ripensato. È il messaggio fatto recapitare sull'isola. Fino a pochi giorni fa, però, Monte aveva fatto sapere di voler riprendere il rapporto con Paola dal punto in cui si era interrotto. Intervistato dal settimanale Chi, aveva dichiarato che l'avrebbe aspettata in Italia, e che, una volta vicini, avrebbe tentato di recuperare il loro flirt dal punto in cui si era interrotto. Questo messaggio è stato fatto recapitare alla modella in Honduras. Per il momento, tuttavia, questo incontro non c'è stato. Madre Natura spera di poterlo rivedere. Anche Paola ha fatto sapere di voler rivedere Francesco. Nonostante il primo saluto freddo tributatogli in diretta televisiva, la Di Benedetto non ha dimenticato Monte. Anche ieri sera, quando ha chiesto al pubblico di eliminarla definitivamente, non ha nascosto di essere ansiosa di tornare in Italia per riabbracciare la sua famiglia e per riprendere il suo rapporto con l'ex tronista.